Amici e amiche del Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore di Eureka. Allora, oggi, come sempre, parleremo di scienza in pochi minuti, trattando un argomento molto particolare e attuale: le Olimpiadi di Tokyo 2020. 42. Dunque, quest'anno 2021 ricorre Tokyo 2020, un pochino un gioco di numeri, ma sappiamo benissimo che a causa della pandemia l'Olimpiada dell'anno scorso fu annullata e quest'anno è stato ristabilito tutto il kermesse sportivo. Ma perché parliamo di Olimpiadi e di sport qua a Lega Nerd? Per un motivo molto molto importante. L'oggetto più ambito ovviamente di tutti gli sportivi è la medaglia. L'ambita medaglia, che sia oro, argento o bronzo, è ovviamente il momento più alto per uno sportivo. Riuscire ad arrivare a quel gradino sul podio è ovviamente il coronamento di una vita sportiva agonistica e anche ovviamente fatta di sacrifici e tanto altro ancora. Ma Tokyo in questo anno si riconoscerà per una cosa molto particolare, perché tutte le medaglie, sia dal bronzo, dall'argento che dall'oro, grazie al Tokyo Medal Project, è la primissima Olimpiade ad avere appunto delle medaglie totalmente sostenibili. Ma andiamo un pochino più sullo specifico di questo progetto. Il Tokyo 2020 Medal Project ha raccolto ben 78.985 tonnellate di rifiuti elettronici. La cosa bella è che questi materiali, quindi oro, argento e bronzo, sono stati recuperati da un'enorme quantità di dispositivi elettronici, tra cui circa 6 milioni di smartphone. Questa maxi raccolta si è svolta tra aprile 2017 e marzo 2019, che ha fatto partecipare oltre il 90% degli enti territoriali giapponesi. Ovviamente molto soddisfatto il portavoce dei Giochi Olimpici per questo progetto, Hitomi Kamizawa, che si è detto grato per la collaborazione di tutti. Per quanto riguarda il design, invece è frutto della matita di Yuniki Kaniwashi, direttore della Japan Sign Design Association e della Osaka Design Society, che ha vinto un contest al quale hanno partecipato altri 399 professionisti nazionali del settore. Sulle medaglie, da un lato si vede una Nike alata al centro dello stadio di Atene e sull'altro lato svetta il logo di Tokyo 2020, circondato da moltissime forme circolari che appunto si intersecano uno con l'altra e che cercano di rappresentare l'energia degli atleti e degli sportivi. È un primato unico questo delle medaglie sostenibili? Assolutamente no, nel senso che è un primato perché sono 100% sostenibili, ma già in passato è stato pensato di realizzare le medaglie degli atleti olimpici con materiali di riciclo. Successo infatti a Vancouver 2010, dove l'1% del bronzo, lo 0,12% dell'argento e l'1,52% dell'oro furono stati recuperati da apparecchi elettronici dismessi. 6 anni dopo, a Rio si arriva invece al 30% sia dell'argento che del bronzo. Tokyo, in questo caso, completa l'opera e il progetto con la possibilità di realizzare delle medaglie 100% sostenibili. Quindi un plauso per quanto riguarda questo progetto. Non potevamo non dare questa breaking news dedicata un pochino alla tech, alla tecnologia e anche al momento attuale che stiamo vivendo con i nostri sportivi impegnati appunto nelle Olimpiadi. Come sempre, seguite il nostro canale di YouTube di Lega Nerd, andate su leganerd.com per tutte le notizie di scienza, tech e tanto altro ancora. Da Alessio, Eureka in pochi minuti, un grande abbraccio e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!